Buonasera, ben ritrovati. Iniziamo subito, scusate il ritardo. Massimo, ben arrivato anche a te. Cominciamo subito con la lettura del disclaimer. Vi ricordo che gli investimenti con scambio a margine comportano notevoli rischi economici e chiunque li svolga lo fa sotto la propria ed esclusiva responsabilità. Pertanto, l'autore della presente sessione didattica non si assume nessuna responsabilità circa eventuali danni diretti o indiretti relativamente a decisioni di investimento prese dall'ascoltatore. Ok. Andiamo a noi. Allora, oggi indici molto forti, andiamo a vedere l'S&P giusto per cominciare, che cosa stanno facendo, cosa sta succedendo. Intanto attenzione perché questa è la settimana del rollo, infatti gli operatori si stanno già posizionando per il nuovo contratto. Guardando il movimento nel generale, infatti si vede che stanno c'è disinteresse ormai per questo contratto, gli operatori stanno abbandonando le posizioni, non c'è apertura di nuovi open interest, quindi si posizionano probabilmente con un nuovo contratto. Ora vediamo se è così. E, a livello giornaliero, oggi sicuramente una giornata con delta positivo, quindi una giornata in acquisto, ma in un clima generale di disinteresse. Comunque c'è una resistenza molto importante tra 2008 e 2820 e ancora continua a lavorare bene, rafforzata da quello che è il POC di questo mese nella zona attorno a 2793. Vediamo con il contratto nuovo che cosa succede. Ho sbagliato, dovevo ridurre lo storico. Facciamo così, mentre si carica il grafico, vediamo il grafico ad un'ora, vediamo com'è la situazione. Dovevo ridurre lo storico, va bene. Allora, intanto a livello intraday, la settimana è iniziata col segno della debolezza perché abbiamo chiuso settimana scorsa vicino ai minimi e apriamo dagli stessi minimi, quindi senza gap, senza movimenti particolari. Attenzione perché stiamo testando una zona critica. Qui abbiamo l'area del POC settimanale precedente, siamo nell'area fra 2793 e mezzo e 2784 e 25. Stiamo testando questa zona e vediamo qui cosa succederà. Ormai per oggi non credo che ci saranno chissà quali movimenti, ma da qui probabilmente questa è una chiave di volta, una chiave di inversione, per cui mi aspetto che da lunedì si inizia, cioè da lunedì, scusate, oggi stonata, mi aspetto che domani ci si continua a muovere a rialzo già da qui, anche perché con i parametri dell'orario non abbiamo in realtà grandi numeri, liquidità si mantiene nella norma, non abbiamo ingressi particolari, ma osservando il 15 minuti emergono le spinte in acquisto in maniera molto più chiara. Hanno acquistato già dei minimi, poi alla fine è andato avanti il prezzo per i fatti suoi, nulla di che, ma rimane comunque una crescente presso una notevole, anzi presso un in acquisto, non crescente perché anzi il delta cala e calano anche, o meglio, il delta si mantiene abbastanza costante, ma i volumi sono calati, quindi stanno lavorando soltanto i piccolini. Poi ora è uscita anche l'on. Quindi abbiamo un orientamento prevalente a rialzo con la possibilità comunque di fare qualche pullback che potrebbe andare a ritestare eventualmente i livelli lasciati dietro di noi. Abbiamo innanzitutto l'area del 2775-2767 che vedete evidenziata con queste linee violette, che rappresenta un POC mensile, per cui una zona molto densa, molto importante. Mi immagino che una correzione, se non a 2775, ma a livello dell'ultima accumulazione in area 2777, possa essere probabile. Vediamo, perché oggi, ripeto, hanno chiuso, cioè siamo con questa situazione, calo di volume, delta stabile, ma i volumi calano notevolmente. Londra ha chiuso, vediamo come chiuderà l'America. Altre spinte in realtà non ne sono arrivate, dopo l'apertura americana non ne sono arrivate, va bene che l'S&P viaggia da sé, dovremmo continuare a salire, ma vediamo se lo faremo subito, anche perché c'è la resistenza importante, per cui se davvero vogliamo andare long, credo che qualcosina in più da parte, qualche sforzo in più da parte degli operatori debba essere d'obbligo, no? Quindi stiamo attenti. In ogni caso l'orientamento è rialzista, quand'anche dovesse fare qualche correzione a ribasso,
dal mio punto di vista, ogni occasione è buona per poter comprare. Intanto si è aperto anche il grafico sul giornaliero, anzi, mentre ci siamo, accorcio lo storico perché altrimenti dopo mi dimenticherò. Conoscendomi, mi dimentico e non abbiamo concluso nulla. Ok, inizio lo storico da febbraio. Si stanno effettivamente posizionando col nuovo contratto. In questo momento, sulla giornata di oggi, hanno esercitato una bella pressione in vendita e questo conferma appunto quanto stavamo vedendo prima. Quindi hanno trascinato il prezzo sui livelli più alti e si vedrà il da farsi. Ma questa settimana è la settimana del roll, la settimana dell'incertezza, quindi è possibile vedere un po' di nervosismo sul prezzo. Ma stando alla luce di quello che si vede, comunque dovremmo preferire in ogni caso gli acquisti. Andiamo a vedere il Nasdaq che situazione presenta. Iniziamo sempre con il giornaliero. Situazione generale, anche qui fuoriuscita dal contratto attuale, si stanno posizionando. Anche qui emerge delta positivo, quindi anche il Nasdaq, tutto sommato, se vediamo il singolo contratto che stiamo aprendo, siamo posizionati a rialzo, siamo in acquisto, dovremmo salire anche sul Nasdaq. Da notare una cosa interessante è che acquistiamo la stessa area che abbiamo acquistato in precedenza, per cui qualche operatore è già stato buttato fuori durante lo short. Dovremmo partire, teoricamente dovremmo partire già da qui. Anche in questo caso, comunque, se ci fossero dei rimbalzi, in ogni caso da preferire assolutamente l'acquisto e qualunque movimento ribassista deve essere un'occasione per comprare. Per quanto riguarda il movimento infrasettimanale, la situazione è migliore rispetto all'S&P, ma soltanto per un discorso di volatilità, anche perché no, ok, abbiamo chiuso la settimana con il segno della debolezza e già durante la mattinata abbiamo recuperato un bel po' di movimento e ci portiamo esattamente sulla zona del POC settimanale. L'abbiamo anche rotto a rialzo, quindi nelle linee la zona delimitata dalle linee viola rappresenta un POC mensile, quindi abbiamo diversi livelli incastrati, una zona molto liquida, molto densa. Stiamo attenti perché potremmo anche potremmo, un punto interrogativo, ma è possibile che ci sia un rimbalzo dai livelli attuali perché stiamo testando una zona di resistenza settimanale, per cui qui potremmo incontrare un po' di nervosismo, ma come detto per l'S&P l'orientamento è rialzista, per cui dovremmo comprare. Anche se per il Nasdaq in realtà abbiamo sempre delta positivo, come possiamo notare, anche qui abbiamo divergenza sui volumi, i volumi calano. Cosa interessante è che mentre nell'S&P l'America all'apertura aveva dato un'iniezione di liquidità, sul Nasdaq questo non è avvenuto. Quindi oggi gli operatori istituzionali si sono mantenuti lontani, fuori da questo strumento. Questo fatto in realtà non mi fa molto piacere, anzi mi fa pensare parecchio, per cui stiamo attenti. È possibile che il Nasdaq faccia dei ritracciamenti profondi, ma in ogni caso, appunto, la prevalenza è per gli acquisti, per cui ogni occasione è buona per acquistare. Stesso discorso anche per l'Eurostoxx. Iniziamo l'analisi sempre dal periodo più grande. Ok. Allora, anche l'Eurostoxx fa emergere acquisti. Qui c'è ancora interesse anche col vecchio contratto. Vedete, i contratti miscelati ancora si mantengono in posizione. Avremo qualche ritardo evidentemente sulla scelta delle posizioni da piazzare. Comunque si mantengono ancora in acquisto, quindi hanno difeso l'area attorno al 3280, diciamo numero tondo 3280 è stata difesa, è stata acquistata, quindi anche qui l'orientamento prevalente rimane rialzista. Stiamo attenti perché ci stiamo avvicinando a quello che è il POC mensile, lo vediamo meglio sul settimanale. Siamo qui, la zona tra 3319, 320 fino a grosso modo 3328. Questa sarà la chiave di volta. Poi ci sono anche delle resistenze al di sopra, hanno accumulato un pochino, però se continuiamo a comprare, in realtà dovremmo muoverci a rialzo su tutti gli indici. Anche qui l'apertura della settimana non è bellissima perché abbiamo chiuso settimana scorsa con debolezza, apriamo continuando in correzione, sì, ma mantenendo il trend, il momentum è debole. A differenza dei titoli americani, sull'Eurostoxx non abbiamo superato o neanche raggiunto il POC della settimana precedente, quindi stiamo attenti. Quindi quei movimenti che
Cioè, le oscillazioni che possiamo ipotizzare sull'indice americani qui potrebbero andare a colpire il POC settimanale e confermarlo almeno momentaneamente come resistenza. Non è da escludere, visto che siamo in fase di roll, che per il momento ci si mantenga in lateralità, quindi che si confermi la resistenza a 3320, il limite inferiore, e si mantenga anche il supporto a 3288. Quindi non è da escludere che il nostro range settimanale sia inside rispetto la settimana scorsa. In ogni caso, con un'ottica di lunga, comunque anche qui stanno acquistando e iniezioni di liquidità ci sono state, soprattutto con la chiusura di Londra. Abbiamo continuato ad acquistare, per cui in realtà già dovremmo continuare così anche domani stesso. Quindi, se arrivano altre spinte in acquisto, domani mattina dovremmo anche superare questa resistenza e continuare a muoverci direttamente da qui. Ok, in ogni caso, se vedessimo dei rimbalzi, anche in questo caso ogni occasione è sempre buona per comprare. Il DAX invece si mostra un tantino più incerto, un po' più difficile anche da decifrare, perché emerge delle spinte ribassiste, delle spinte sul bid, per meglio dire, molto più forti. Se avete seguito il webinar che abbiamo fatto sul Delta l'altra sera, ho spiegato che il Delta non è proprio acquisto o vendita in senso puro, spinta sul bid. Il bid può anche essere acquistato. Ora, se si muove come gli altri indici, potremmo intenderlo come campagna di acquisti, oppure no, è un punto interrogativo. In ogni caso, quando è così, lavoriamo con i livelli e filtriamo l'informazione. Vediamo che stamattina Londra aveva provato a comprare e lì per lì il segnale è stato invalidato, se non che poi hanno provato ad attivare macchinette e quant'altro, quindi hanno cercato di tirar su il prezzo con le unghie e con i denti, per cui se tanto mi dà tanto, mi immagino che questa spinta in bid possa essere interpretata come una difesa dei livelli bassi, un segnale d'acquisto. In ogni caso, stiamo testando una zona critica perché siamo a ridosso del POC mensile, stiamo attraversando la zona del VWAP mensile, quindi incontriamo quella che è la principale resistenza e quello che dovrebbe essere il nostro livello chiave per i movimenti di questa seconda metà del mese. Lo vediamo anche guardando la situazione col profilo settimanale, vediamo che ci stiamo anche qui, chiusura debole, apertura altrettanto debole, come l'Eurostoxx dal lungo di oggi non riesce a portare il prezzo al di sopra dell'area del POC settimanale, anche un POC abbastanza cicciotto, devo dire abbastanza denso, si estende da livelli attuali praticamente fino a 11.634. Vediamo cosa faranno. Intanto vorrei provare, vediamo se stanno lavorando già il nuovo contratto. Non ancora, ancora non me lo dà. Vediamo marzo, almeno non me lo dà in automatico, vediamo se seleziono giugno che cosa mi dice. Così proviamo a incrociare i dati e vediamo meglio la situazione. Per quanto riguarda presenza di mani forti, a parte stamattina con Londra, poi di cui tra l'altro con i parametri dei 15 minuti non emerge niente, non emerge la candela sull'orario, per il resto non si sono viste mani forti. Quindi, come per il Nasdaq, anche qui l'assenza di mani forti sul mercato lascia un po' un punto interrogativo, perché la domanda nasce spontanea: ok, ammesso che hanno portato su il prezzo, l'hanno trascinato a forza con le unghie e con i denti, ma ora cosa vogliono fare? Interessa comprare a livelli più alti o interessa vendere a livelli più alti? Questo purtroppo lo scopriremo vivendo. Intanto sì, stanno già posizionando per il nuovo contratto e tutto sommato, a quanto pare, oggi hanno assorbito tantissimo le spinte in vendita. Ieri hanno venduto 1.414, oggi siamo ancora negativi, ma appena 64, quindi praticamente siamo sullo zero, ci siamo portati in parità. Se è così, se ci siamo portati in parità, questo mi fa pensare che seguiremo le orme degli americani, per cui il nostro POC settimanale molto probabilmente sarà comprato. Molto probabilmente sarà comprato, per cui
Sì, hanno un po' pareggiato i conti, forte spinte in vendita durante la settimana scorsa, hanno pareggiato i conti, ci siamo, quindi sono praticamente pari, si riparte con l'asta e non è da escludere appunto che si possa, anche solo per seguire gli indici americani, non è da escludere che si possano aggiornare i massimi settimanali, anzi è molto probabile. Rimbalzi possibili, vista la conformazione generale. Francamente non credo, non me ne aspetto tantissimi, anche perché avevamo la resistenza 11.538-11.516, questo blocco di accumulazioni che è stata rotta a rialzo, quindi è questo formalmente il supporto. Non credo che possiamo andare più giù di così, magari un 504 è possibile andare a testare il VWAP, ma rimbalzi più profondi. Non me ne aspetto, anche perché se davvero dovessero esserci dei rimbalzi più profondi, in realtà sarebbe messo a rischio tutto il movimento rialzista, quindi potremmo vedere davvero un nuovo movimento short, quindi sarebbe da starci attenti. Vediamo un po', da tenere d'occhio sicuramente quest'area tra 11.538-11.504. Se questa dovesse cedere, comincia a diventare davvero pericoloso. Ma io non credo, perché se hanno acquistato 11.472, la zona del 480, se vogliamo lavorare col livello tondo, e qui hanno spinto a forza il mercato a rialzo, evidentemente non vogliono che scenda più giù di così, per cui o ci manteniamo davvero più alti o davvero se c'è del 480 vuol dire che abbiamo fallito con gli acquisti. Quindi sarà un segnale davvero forte. Per il resto, fermo restando che il 480 resiste, ogni rimbalzo è occasione di acquisti anche per il DAX. Poi andiamo a vedere le valute, quindi euro e sterlina. Allora, l'euro, prima vediamo i contratti insieme. Anche qui liquidità che scema notevolmente e ci siamo sempre per lo stesso motivo. Siamo in fase di roll per cui ci siamo. Allora, stanno in realtà continuando a costruire il POC mensile, come vediamo sono qui ferme che stanno accumulando, quindi in realtà nulla di che, nessun segnale particolare guardando un po' il time frame più ampio. Vediamo se osserviamo il singolo contratto, se si cominciano a posizionare per il contratto di giugno. Nel frattempo diamo un'occhiata, mentre si carica il grafico, diamo un'occhiata al settimanale, no, già caricato. Ok, si stanno ben posizionando per giugno, come vedete ci sono già delle belle colonne e di liquidità, prevalenza di spinte ribassiste. Siamo partiti con 3.700 contratti in vendita, giorno 7, 1.605, oggi 1.500, quindi delta notevole. Un calo della pressione in vendita, ma com'è? Pressione in bid, ok, siamo neutrali, pressione in bid in calo, ma comunque pur sempre in bid. Vediamo qui. Allora, beh, guardando i parametri delle candele orarie, però non ci sono stati maniporti a mercato, in realtà non ci sono stati neanche venerdì, per cui gli ultimi interventi importanti sono stati fatti giorno 7 con tentativi di acquisto, quindi dove praticamente hanno bloccato la continuazione del movimento ribassista. Si riapre in questa zona, mi aspetto che l'intenzione sia quella di tirare un attimino su il prezzo. Tutto dipende dalla tenuta di questo blocco di liquidità che vediamo tra 1,12 e 62. Lo evidenzio in giallo perché è molto importante. 1,12 e 71. È una resistenza al momento, ma è un livello chiave. Come vedete, oggi il prezzo ha rimbalzato proprio su questa zona. È una zona dove si è spinto, in questo momento è una liquidità che lavora da resistenza perché il prezzo attualmente si trova al di sotto di essa. Il POC della settimana, oggi è lunedì, quindi coincide con il giornaliero, continua a trovarsi al di sotto di questa zona, quindi sembra che la resistenza continui ancora a lavorare molto bene. Per cui stiamo un attimo a vedere, perché settimana scorsa hanno chiuso qui. Ma possono anche aver chiuso semplicemente
potrebbero aver semplicemente bloccato le spinte ribassiste, magari il prezzo stava accelerando troppo e magari potrebbero anche aver frenato un pochino la discesa del prezzo, nulla di più. Guardando il 15 minuti non emergono spinte particolari, quindi non abbiamo presenza di manifolti né con le indicazioni che abbiamo con i parametri orari né con quelli che abbiamo con i 15 minuti, quindi siamo a mercato soltanto ai piccolini, tutto può succedere. Ora, o riacquistano l'area dell'1,12 e 70, e quindi domani si partirà da qui e potremmo vedere una nuova fase, una nuova ondata di acquisti fino a 1,13 e l'area 1,13, che parliamo di 1,13 livello tondo, ragioniamo in maniera più semplice, 1,13 e 20 livello poco, quindi o ritestiamo questa zona con una campagna di acquisti e da qui eventualmente ricominciamo una nuova campagna di vendite, oppure se davvero vogliono acquistare, da lì poi si salirà. Intanto la nostra zona di accumulazione sta lavorando da resistenza, per cui al momento siamo ancora orientati a ribasso. La pressione generale è vero che si è ridotta progressivamente, ma è vero che rimane comunque sul bid e comunque siamo fermi sul POC mensile, quindi il livello di equilibrio in realtà da qui si deve decidere di tutto. E quindi niente, un po' mettendo assieme le cose tra livelli giornalieri, tra i livelli infrasettimanali, se io mi riporto queste linee sull'altro grafico. Sì, beh, il quadro rimane abbastanza invariato. Allora, siamo in attesa di segnali. Se dovesse rompere il prezzo a rialzo l'1,12,71, da qui direi che si può comprare anche con un'ottica anche più importante dell'intraday. Fermo restando che poi abbiamo la resistenza 1,13,14. Incontriamo la resistenza, quindi lì dovremo vedere come si comporterà il prezzo. Se invece domani dovessimo già iniziare la giornata muovendoci al di sotto dei prezzi attuali, come sembra probabile che sia perché continuiamo a ricevere forti spinte ribassiste, dovremmo continuare con lo short. In ogni caso, l'ultimo baluardo, ecco, l'ultimo supportino infrasettimanale lo troviamo a 1,12 e 12. Se anche questo livello c'è, devo dire che andremo ad aggiornare i minimi e tutto quanto. Quindi movimenti, si potrà prendere iniziativa per qualche movimento più importante. Io mi aspetto un po' di correzione perché qui è troppo sbilanciata, quindi un po' di correzione nella zona dell'1,13, 1,13 e 10. Mi aspetto che la facciano, mi aspetto io, ovviamente io sono io, il mercato è un'altra storia, anche se mi mette un po' in dubbio il fatto che qui hanno frenato parecchio, perché frenare così se poi invece non interessa acquistare? C'è qualcosa che puzza, che non convince in realtà, perché hanno frenato in maniera pazzesca, evidentemente non volevano che si andasse a lavorare l'1,12, il livello regge, però poi non difendono più. Non difendono più, quindi mi sa di qualche trappolina. Mi sa di qualche trappolina, quasi quasi. Sì, sopra 1,12,71 si potrebbe comprare, stando attenti all'1,13,20 per la resistenza, e poi eventualmente si può proseguire con l'acquisto. Per un eventuale short, forse sarebbe meglio preferire un atteggiamento attendista, aspettare che venga davvero penetrato l'1,12, perché altrimenti qui si rischiano davvero degli stop e delle finte. Non mi piace il contesto che vedo, mani forti, assenti e situazione troppo indecisa per essere credibile, non mi piace. Quindi ho un acquisto sopra il livello di riferimento per una vendita sotto 1,12, in maniera da lavorare poi la figura dell'1,12. Qui starei suggeri e suggerisco anche a voi di stare parecchio attenti su quello che può succedere. Mi aspetto nervosismo e finte. La sterlina. La sterlina, anche qui cominciamo un po' a rollare tutto quanto, giornata rialzista, ma con spinte anche in questo caso sul bid, il prezzo che si ferma su quella che è stata l'ultima resistenza utile, a ridosso proprio della resistenza 1,31,81, quest'area di accumulazioni che vediamo qui sul grafico giornaliero. Sterlina oggi molto forte, ha fatto dei bei, bei, bei movimenti.
eventi, ma saranno veri? Lo scopriremo vivendo. Andiamo a vedere sul grafico infrasettimanale se c'è qualche indicazione più chiara. Allora, apertura, chiusura della settimana sui minimi, apertura senza gap, senza movimenti volatili, si apre bassissimo, prezzo che sale veramente in volatilità e si ferma sulla resistenza che abbiamo evidenziato sul grafico giornaliero, che coincide con quello che è proprio il livello di inversione, livello POC della settimana scorsa. Come ci arriva? Allora, ci arriva con parecchie spinte in acquisto, a dire il vero. Sono arrivate soprattutto adesso, quando ha chiuso Londra, ha chiuso davvero con una campagna acquisti molto, molto forte. Ora, che la vogliamo intendere come chiusura delle vendite precedenti, quella che vogliamo intendere come nuovi acquisti, in ogni caso è un segnale positivo, o possiamo intendere comunque come riduzione della pressione in vendita. E se la pressione in vendita si riduce su un livello chiave, quale può essere il POC, mi aspetto che la voglia sia quella di acquistare. Ecco, ora stanno cambiando atteggiamento, gli americani ci stanno fregando un pochino. Allora, vediamo un attimino se si è generato quello. Però è interessante il fatto che all'inizio l'America, no, e beh, siamo sempre lì, pressione su bid, volumi che aumentano, pressione che aumenta, in realtà dovremmo attaccare, ecco, l'intenzione sembra quella di attaccare questo POC e quindi di avviare un long. Non è detto che lo facciano subito, in realtà, no, quindi stiamo attenti perché domani potremo vedere movimenti correttivi, ma se l'intenzione è davvero quella di comprare, in realtà dovremmo poi difendere il supporto. No, io ho come riferimento una zona che corrisponde a un POC mensile, quindi un'area di liquidità importante che in questo momento è sotto al prezzo attuale, quindi è un riferimento supportivo, ed è tutta la zona fra 1,31,03 e 1,30 e 38. Livello di inversione 1,30 e 82. Qui hanno incastrato anche il POC di questa settimana, per cui potrebbe fare correzione in questa zona e da qui poi dovrebbe teoricamente ripartire. Può sforare un pochino, andare per andare a toccare il vivo, perché troviamo a 31,30 e 67. Non dovrebbe scendere più di tanto. Se poi consideriamo il supporto locale, vedete le accumulazioni tra la fine della settimana scorsa e la fine di quel e l'inizio di questa settimana hanno creato supporto, evidenziamo col verde, tra 1,30 e 0,1, diciamo 1,30 tondo, non se ne parla più, e 1,30 e 28. Questo è il supporto settimanale che è proprio, che si appoggia proprio a questo POC, e qui continuano a spingere. Quindi mi sembra difficile che ci siano movimenti ribassisti importanti, piuttosto mi aspetto una correzione, ma neanche sotto il 30 e 67. Ecco, già questo sarebbe un livello estremo, secondo me. Si prende un po' di rincorsa e si dovrebbe partire con il long. Quindi creazione di un testa e spalla, come sembra che stanno facendo, e dovremo vedere il completamento e la realizzazione della figura. Quindi non dovrebbero esserci fake, almeno per quello che mi sembra di notare nel momento attuale, in questa situazione. Chiudiamo con le commodities, crude oil. Allora, crudo oil è arrivato a target, me l'ha preso, meno male. E oggi anche qui parte la campagna di acquisti con open interest che sta calando. Anche qui abbiamo il rinnovo del contratto in fase di sviluppo, per cui si stanno un po' cominciando a posizionare gli operatori. Vediamo meglio. Stanno lavorando già il contratto di aprile, no, dal contratto di aprile stanno uscendo. Questo contratto non ha avuto molto successo né marzo né aprile. Abbastanza disinteressati gli operatori. Si nota qualcosa sul contratto di maggio, invece qui abbiamo aumento della liquidità, anche qui confermiamo l'acquisto di oggi, quindi oggi hanno acquistato un po' su tutti i fronti, con apertura di posizioni anche per il contratto di maggio. Quindi poca liquidità per il contratto in essere, infatti non abbiamo neanche tanta, non abbiamo spike, ma già per tutta la settimana scorsa non c'erano indicazioni di presenza di mani forti, almeno sui parametri orari. Sul parametro a 15 minuti invece qualcosina emerge. E se davvero vogliono acquistare, secondo me potremmo essere in una zona un po'
buona per l'acquisto, perché a giudicare dai movimenti che hanno fatto, hanno difeso il 56,60, hanno acquistato 56,85, hanno difeso 56,60, per cui siamo abbastanza bassi per poter comprare la scalata della resistenza sostanzialmente. Dovremmo riuscire a partire così. Io, ad essere sincera, mi sono già piazzata a mercato, ho già la posizione aperta. L'ho aperta poco fa, prima di iniziare, eravamo più o meno nella zona 56,70, appena di sopra del bivouac giornaliero. Vedendo questo contesto, penso che dovremmo già partire così. Non c'è nulla a livello orario, liquidità particolare non se ne è generata, ma se le spinte sono rialziste, mi aspetto che continuiamo e che continuiamo a comprare. Mi aspetto da qui un po' di entusiasmo. Vediamo se parte e mi fa contenta. Intanto andiamo a vedere anche Gold e abbiamo chiuso. Il gold invece lo vedo venduto su tutti i contratti. In queste ultime giornate abbiamo, al di là dell'apertura o meno di posizioni, ma abbiamo forti spinte e ribassiste che mi fanno pensare che il movimento rialzista con cui ha chiuso la settimana precedente, quindi la giornata di venerdì, in realtà potrebbe essere messo in forse. Ora, è vero che questo movimento ha visto forti volumi, forti spinte, sembrava così interessante, ma è stato negato quasi sul nascere. Tutto sta sulla tenuta del livello. Ora, se noi guardiamo il movimento in generale, andiamo un attimino indietro nel tempo, così abbiamo anche lo storico, facciamo dall'1 giugno, va bene? Eravamo più o meno qui. Ok. Allora, che cosa abbiamo in questa zona? Abbiamo accumulato durante il mese di gennaio, da qui era partito l'ultimo long, ma questo long a me mi ha convinta alquanto poco, devo dire. Uno, perché l'open interest si abbassava, due, perché si premeva sul bid, cosa che abbiamo capito che lascia un po' il dubbio sulla vendita o sull'acquisto. Fatto sta che c'era disinteresse su questi livelli, l'interesse si è manifestato su livelli più alti e sempre con spinte in vendita. Si torna nella zona del 1280, lavoriamo il 1280 di nuovo con disinteresse, quindi o ci si sposta di nuovo verso l'alto e quindi si vanno a rilavorare i livelli attorno al 1328, che era una zona che interessava, oppure si completa la costruzione del testa e spalle e si va giù. Quindi tutto da determinare comunque, al momento è tutto da vedere. Al momento, ragionando con i livelli, anche perché anche in questo caso con i parametri orari oggi non abbiamo avuto presenze importanti, abbiamo avuto le ultime spinte alla chiusura di venerdì, siamo qui sugli ultimi massimi, hanno spinto a ribasso, continuano a spingere a ribasso, ma la liquidità standard, e la liquidità oraria è ancora standard. Sul 15 minuti invece emerge qualche qualcosina in più, con la creazione di un'area di possibile supporto sui livelli, praticamente sui livelli attuali. Un attimino che sistemiamo una cosa. Oggi siamo 11. Ma in realtà si sta vendendo un bel po' anche qui. Potrebbe fare un rimbalzo, un pullback. Potremmo vedere tra stasera e domani un pullback. Pullback che ci porterà nella zona critica. Ed è qui che si decide da farsi. La evidenzio in arancio perché è una resistenza al momento, ma è la zona che determina il da farsi. Quindi il retest dell'area attorno al 1290. 96 e 40, 96, facciamo 96 e 1300. Questa è la zona critica, quindi o si finisce qui, dico di vendere magari domani mattina, visto che siamo già sul test della zona del POC della settimana scorsa, ripartiamo con gli acquisti e quindi aggiorneremo i massimi. O si parte adesso, visto che stanno costruendo qualcosa, si parte adesso con l'acquisto. In ogni caso si compra solo sopra 1300, non prima, perché è molto pericoloso. Mentre invece attualmente l'orientamento è ribassista, quindi chi è entrato su questi swing ha fatto bene. Chi dovesse cercare ancora un ingresso, io non sono dentro sull'oro, sto aspettando di capire che cosa vuol fare con un'ottica multi-day. A questo punto, ma anche sui minimi, in realtà hanno fatto
pochino, poca attività. Ma a me mi sembra proprio una... Ma a me questo long mi sembra proprio falso. Quest'ultima onda rialzista mi sembra proprio un falso. Conferma del supporto, tutti quanti entriamo long e loro approfittano per vendere, altrimenti avrebbero già, visto che qui avevano spinto a rialzo, avrebbero già comprato da qui direttamente. Non... Mi sa di fake. Io magari mi sbaglio, lo vedo comunque short loro. Lo vedo short. Andiamo a vedere. Merge contro, abbiamo detto aprile, siamo qui. Disinteresse. Vediamo il contratto di giugno, se già lo stanno lavorando. E infatti anche su giugno. Sì, pressione sul bid che però si riduce tantissimo. Hanno praticamente pareggiato i conti qui sui massimi. Ok, hanno pareggiato i conti, quindi è tutto da definire. Per cui sì, sembra ancora short, ma è tutto da definire. Va bene. Va bene, e allora, visto che è tutto da definire, qui hanno de delineato un'area di interesse, c'è stata un'asta, quindi si acquista sopra il 1300, mentre per lo short aspettiamo la reazione, il test su questo POC settimanale. Quindi, sì, vabbè, evidenzio tutta la zona di accumulazione, anche se basta, fra 1282 e 40, 1290. Questa zona deve lavorare da supporto. Finché rimaniamo al di sopra di quest'area, tendenzialmente potremo anche anticipare l'acquisto comprando proprio i minimi pullback, di swing low che si vengono a creare. Se dovessimo rompere anche il 1280, a questo punto non solo aggiorniamo i minimi settimanali, ma è proprio un segnale di continuazione sia tecnica che volumetrica. Vuol dire che completiamo il test e sfalli e andiamo ad attaccare poi il 1260, 1250. Quindi una zona chiave molto molto critica. Finché rimaniamo al di sopra, però, c'è possibilità per una partenza a rialzo. Va bene, questo è quanto. Questo è quanto. Io vi ringrazio per aver partecipato. Ci vediamo mercoledì alle 3:30 con la sessione live, più tardi con la registrazione online della sessione odierna. Ok? Buona serata, ragazzi. Buona cena a tutti. Ciao, ciao.